Grazie. Io prima di tutto volevo ringraziarvi per l'organizzazione di questo evento. Credo che sia estremamente importante parlare di intelligenza artificiale, perché come dicevate, come diceva l'onorevole Bonifei, come Benifei, come è stato detto insomma anche da lei, l'intelligenza artificiale comunque è già parte del nostro mondo. Quindi la possibilità è subirla passivamente oppure cercare di cavalcare e di ottenere il più possibile dalle potenzialità che offre, sia dal punto di vista dello sviluppo economico, quindi le potenzialità che può avere per le imprese, per renderle più efficienti, per fornire anche posti di lavoro che hanno un valore aggiunto superiore, perché dobbiamo renderci conto che la pandemia sicuramente in questo caso aumenterà anche la velocità di questo cambiamento, che ci sono alcuni lavori che finiranno e i nuovi lavori saranno esattamente quelli che proiettano le persone verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E come diceva l'onorevole Benifei, è importante per la transizione digitale e per la transizione anche ecologica, perché chiaramente poter produrre in maniera più efficace, più efficiente, con una diminuzione dell'inquinamento, è una sfida che l'intelligenza artificiale ci può aiutare a portare avanti. Chiaramente l'Europa ha un suo modo di vedere l'intelligenza artificiale, nel senso che sicuramente l'Europa non può competere con quello che è lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per esempio, di Stati Uniti o della Cina, perché chiaramente lì ci sono degli investimenti anche privati massicci e l'Europa questo non ce l'ha. Non è inutile nascondersi, l'Europa questo purtroppo non ce l'ha. Il valore aggiunto che secondo me su cui l'Europa deve basarsi è proprio la regolamentazione, ovvero l'etica e la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Se riusciamo a rendere i sistemi di intelligenza artificiale, i prodotti di intelligenza artificiale sicuri per i cittadini, il cittadino si fida. Nel momento in cui c'è una fiducia di questi prodotti, si ha il valore aggiunto e quindi l'utilizzo del prodotto. E questo chiaramente per quello che riguarda il settore economico, ma come diceva lei, il mio settore, quello di cui mi occupo principalmente, è quello collegato alla giustizia in senso lato. Quindi, da un lato, l'intelligenza artificiale come può essere utilizzata per migliorare il comparto giustizia e sicurezza, e dall'altro, come invece l'intelligenza artificiale implichi nuove sfide, quindi nuove possibilità di reato e possibilità, insomma, anche di commettere di fatto nuovi reati e di dover creare una legislazione che permetta di affrontare questo problema. Allora, dal punto di vista della giustizia civile, io mi sto occupando di questo settore per quello che riguarda la commissione giuridica. E la commissione giuridica sta valutando diversi aspetti dell'intelligenza artificiale e cercando, e questo secondo me è l'elemento che deve essere portato in maniera più decisa avanti, cioè rendere chiare le regole e trasparenti gli algoritmi che stanno alla base dell'intelligenza artificiale. Questo perché esiste una questione di responsabilità e di risarcimento del danno. Se io cittadino voglio fare causa per un malfunzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, devo avere la possibilità di provare che c'è stato questo malfunzionamento. Una delle ipotesi è appunto l'inversione dell'onere della prova, cioè che deve essere il produttore di sistemi di intelligenza artificiale a spiegare, a dire che il funzionamento era corretto e non il cittadino a dire che il funzionamento era scorretto. Però queste sono alcune delle ipotesi, perché per il cittadino, per il singolo cittadino, capite bene che diventa molto difficile riuscire ad avere una trasparenza, un accesso all'algoritmo che sta alla base di questi sistemi. E vi faccio un esempio per farvi capire un po' la complessità del fenomeno. Prendiamo un'auto a guida autonoma. Se deve scegliere tra investire un bambino che ha perso la palla e corre immediatamente in mezzo alla strada oppure sbattere contro un cancello. Allora, se l'algoritmo è stato impostato a evitare le persone per primo, sbatterà contro il cancello. Lì c'è un danno. Chi paga quel danno?
Di fatto l'algoritmo ha funzionato benissimo perché ha evitato il bambino, però comunque il danno c'è. Lo paga il cliente, cioè quello che era sulla macchina, però lui si è affidato a una macchina a guida autonoma. Quindi le questioni da considerare da questo punto di vista sono tante. E il lavoro che sta facendo appunto la commissione giuridica è proprio anche quello di avere la maggior parte di pareri da parte di vari esperti. Per cercare di avere il quadro più completo possibile, poter legiferare in maniera che non solo sia corretta, ma sia anche utile per il futuro, perché chiaramente sono tecnologie che cambiano con una rapidità notevole. Per quello che riguarda invece la giustizia penale, si parlava della possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, per esempio, per migliorare le indagini e il settore giustizia in senso lato. Allora, per migliorare le indagini, di fatto l'intelligenza artificiale viene già utilizzata. E poi, per esempio, nella commissione Libe si parla dell'utilizzo di questi sistemi, per esempio il riconoscimento facciale e quindi anche tutte le problematiche che sono legate a una discriminazione razziale che può esserci nel riconoscimento facciale, perché sappiamo che questi sistemi sono molto precisi per quanto riguarda i bianchi, ma nel momento in cui vengono applicati su persone di colore non sono altrettanto precise, quindi questo può determinare una discriminazione. Però le polizie utilizzano normalmente programmi che elaborano grandi quantità di dati, peraltro sono programmi che possono essere utilizzati non solo dalle polizie, e sono programmi che permettono di fare uno screening del web e poter mettere in collegamento i dati di fonti aperte. Lo stesso permettono di fare screening sui social media e anche lì riuscire a vedere la rete di connessioni che può avere un'organizzazione criminale. Però bisogna ovviamente tutelare questi dati, evitare che ci possa essere, appunto, come dicevamo, una discriminazione o un uso improprio dei dati. Dall'altra parte, per quello che riguarda più strettamente il settore giustizia, non si parla semplicemente di digitalizzazione, diciamo così, della giustizia, ma ci sono già delle applicazioni di algoritmi per quello che riguarda la determinazione della pena, ma soprattutto per quello che riguarda la valutazione della recidiva. Cioè, se una persona è più o meno propensa a una recidiva, sono degli elementi che vengono messi all'interno di questo sistema e determinano questa pericolosità, diciamo. Ritengo che questo possa essere un elemento abbastanza grave, nel senso che può essere una valutazione che viene fatta, che viene presa in considerazione. Però l'elemento umano a livello di giudizio non deve, non può mai mancare. E poi chiaramente ci sono le nuove sfide per quello che riguarda la possibilità di nuovi reati. Quindi c'è tutta la questione della cyber security, ma non solo. Cyber security, l'utilizzo dei dati. Stiamo parlando come l'intelligenza artificiale può essere applicata, per esempio, alle pubbliche amministrazioni, però bisogna anche considerare che spesso l'utilizzo di piattaforme, di dati, di banche dati può essere hackerato. C'è stata recentemente nel 2018 un'operazione della Procura della Repubblica di Roma che si chiama Operazione People One, dove c'era un'organizzazione che aveva messo, era riuscita ad entrare in sistemi dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'ACE, di Infocamere e aveva di fatto creato un portale vero e proprio. Che vendeva questi dati ai suoi clienti, e clienti che erano molto spesso degli investigatori privati, per esempio, che potevano avere quindi un interesse nell'ottenere questi dati. Per cui è importante anche sviluppare dei sistemi di protezione. E poi ci sono nuovi reati, come per esempio le cyber estorsioni. Forse avrete sentito la questione di Garmin. La piattaforma per soprattutto le persone che corrono, insomma, che era andata in tilt, era stata hackerata e pare che Garmin abbia versato 10 milioni di dollari per rimettere in funzione la piattaforma. E poi ci sono anche altre questioni, per esempio pensiamo al terrorismo, il terrorismo che può avvalersi di auto a guida autonoma. Hacker che possono entrare negli algoritmi e possono lanciare queste auto sulla folla.
E ancora, da ultimo, la questione dei dati per quello che riguarda le malattie del Covid. Ci sono stati hackeraggi dei dati sia in Italia sia in Europa, e questi non vengono fatti solo chiaramente da hacker, cioè, dietro ci sono chiaramente, c'è anche uno spionaggio industriale, e non è detto che ci siano anche degli stati esteri, per cui non è solo una questione di giustizia e sicurezza, ma anche proprio una questione di difesa dello Stato. E per cui, dove voglio arrivare? L'importanza di fare fronte comune, di cooperare sia a livello di Stati membri, sia soprattutto a livello di ricerca. Cioè, io penso che i centri di ricerca, come l'Istituto Italiano di Ricerca, possa creare, possa aiutare i sistemi statali e non a creare un sistema di protezione per riuscire a creare un ambiente sicuro e fare in modo che l'intelligenza artificiale non venga vista come una minaccia, come un elemento per appunto di minaccia, di rischio, di possibilità di altri che entrano a prendere i nostri dati, ma che sia visto come un ambiente sicuro capace di fronteggiare gli attacchi da parte di hacker esterni. Quindi io ritengo che alla base la ricerca sia fondamentale e che quindi lo sviluppo di una rete, un network di centri di ricerca a livello europeo sia assolutamente auspicabile. Vi ringrazio.